Un controllo commerciale come tanti, un pattugliamento di normale routine nei giorni di festa che finisce in rissa tra ambulanti e polizia locale a Molfetta, sta facendo molto discutere in merito al rischio che quotidianamente incorrono gli agenti di polizia. Una pattuglia a piedi del corpo molfettese, nell'ambito dei controlli fra le bancarelle allestite lungo la banchina San Domenico, si è avvicinata a due ambulanti per una normale verifica. Di fronte al fatto che questa merce potesse essere contraffatta, la polizia locale ha dovuto procedere al sequestro. Questo non è stato visto di buon occhio da parte di queste persone e quindi di conseguenza hanno aggredito la polizia locale, che ha dovuto necessariamente difendersi, ma ha avuto la peggio purtroppo. L'impegno della polizia locale si è inoltre concentrato sulla verifica dell'osservanza del divieto di detenzione, vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio. Questo con l'unico scopo di tutelare il cittadino, che deve guardare alle forze di polizia con maggiore fiducia, ha spiegato l'assessore alla polizia locale. Servizi di controllo sul nostro territorio vengono effettuati sistematicamente e quotidianamente. Questo, come dicevo, perché ogni cittadino deve vivere la propria città in sicurezza.